Innanzitutto va detto che il termine polar in Francia è onnicomprensivo, cioè sono polar anche per intenderci i film di John Woo, non è soltanto una caratterizzazione del poliziesco francese. All'estero, e va detto soprattutto in Italia, invece è andato configurandosi come termine che in qualche modo classifica quello che è il poliziesco fatto a Parigi e dintorni, anche se vogliamo per distinguerlo dal noir, che nonostante sia un termine francese, è in realtà riferito soprattutto al poliziesco americano, di un certo tipo, molto d'atmosfera. Quindi questo per capirci sul termine. Naturalmente per polare intendiamo non soltanto il cinema, ma anche la letteratura. Anzi, a dire la verità, una delle origini, delle etimologie del termine sarebbe proprio letteraria, c'è cioè una contrazione del termine literature policière, quindi da lì nasce il polar. Le caratteristiche anche qua variano, diciamo, dai periodi storici. Diciamo che nel periodo di massimo splendore del poliziesco francese, che va dall'inizio degli anni 50 agli anni 70, quindi diciamo quel ventennio, il polar ha come caratteristica, rispetto ad esempio al poliziesco americano, una maggiore attenzione ai personaggi e una minore attenzione alle situazioni, cioè non è cinema puramente d'azione, come invece può essere in qualche modo valutato un certo tipo di poliziesco americano, soprattutto degli anni 70, quindi una particolare attenzione ai personaggi. Qua si riscontra, possiamo dire, uno di quegli aspetti più esistenziali che fanno parte anche della letteratura poliziesca francese. C'è un legame molto forte tra letteratura e cinema perché spesso i film vengono tratti da libri, in particolare quelli della serie Noir, che è una serie di gialli, un po' come il giallo Mondadori in Italia, che è stata inventata da Marcel Duhamel, che era un editor di Gallimard, e a volte alcuni degli scrittori di polar letterari diventavano sceneggiatori direttamente al cinema e, come nel caso di Class to Risk di Asfalto che scotta, anche registi, perché l'autore del libro Asfalto che scotta è José Giovanni, che poi diventerà anche regista di Ultimo domicilio conosciuto, per esempio. Quindi c'è un rapporto molto stretto tra cinema e letteratura che, per esempio, in Italia è mancato, perché in Italia giallo Mondadori tuttora esce nelle edicole, ma non si è sviluppato un vero e proprio poliziesco fino agli anni 70, quando c'è stata quella che viene considerata un pochettino una deriva del genere, il cosiddetto poliziottesco. Il poliziesco francese ha sempre avuto una grande fortuna, diciamo la Francia da un punto di vista normativo, non ha avuto il cosiddetto codice Hays, che sarebbe quel codice di autoregolamentazione che gli americani nel 1928 fecero entrare in vigore e che in qualche modo costringeva i produttori ad una sorta di autocensura, per cui di alcuni argomenti non si poteva parlare, alcune cose non potevano essere raccontate o rappresentate. Per esempio, anche le storie più cupe, anche le storie più noir, avevano alla fine una specie di ristabilimento dell'ordine, in cui il cattivo, il personaggio cattivo, doveva comunque perdere, doveva comunque morire. Ed è piena. Diciamo, moltissimi sono i gangster movie che hanno questo tipo di percorso, e lo stesso anche per quanto riguarda il noir. Non aveva questo tipo di problematiche il polar francese, poteva permettersi di mettere in scena esclusivamente personaggi ambigui dal punto di vista morale. Non dimentichiamoci che uno dei primi polar classici, quindi non parlo di quelli degli anni 10 legati al feuilleton tipo Fantomas, ma insomma quelli appunto alla Gabin, è appunto il bandito della casba, Pépé Le Moko del 1936, un personaggio totalmente negativo che però creò una sorta di immedesimazione di massa da parte del pubblico francese, cioè era il modello, era il John Wayne del cinema francese degli anni 30 e le donne addirittura gli scrivevano perché erano innamorate di lui come personaggio, era un personaggio appunto un bandito, quindi insomma un personaggio negativo. Quindi questo è il primo aspetto che lo allontana dal poliziesco americano. Il secondo aspetto, sempre riferito alla figura dell'eroe, nel poliziesco americano si è inventati a un certo punto, ci si è inventati dal punto di vista prima letterario e poi cinematografico, la figura del detective, perché il detective è il personaggio ambiguo per eccellenza, odiato sia dalla polizia che dai cattivi. E quindi, insomma, si poteva in qualche modo giocare sulla ambiguità morale del personaggio facendolo sempre stare dalla parte del bene, ma in qualche modo rendendolo più affascinante con moltissime ombre. Anche da questo punto di vista il cinema francese fa eccezione perché ci sono i poliziotti che possono tranquillamente essere anche cattivi, a volte anche cattivissimi, ci sono i malavitosi che a volte possono essere molto affascinanti e in alcuni casi
mancano totalmente le figure positive. Uno dei più grandi successi del cinema poliziesco francese, non solo in Francia ma nel mondo, è Grisby, Touché par Grisby. In Grisby non c'è un poliziotto in tutto il film, ci sono solo truand, cioè solo malavitosi, solo gangster. E questa è una caratteristica forte del cinema francese. Per quanto riguarda il giallo italiano, dal punto di vista cinematografico ha avuto una storia piuttosto travagliata, perché sono pochi, almeno fino agli anni 60, i casi di gialli tra virgolette conclamati. Ci sono delle eccezioni, per esempio, non so, penso a un film come Processo alla città di Luigi Zampa, che è uno straordinario thriller procedurale che parla di camorra, tra l'altro, ma sono eccezioni. Negli anni 70 si arrivò poi al cosiddetto poliziottesco, cioè il film poliziesco dei vari Stelvio Massi, piuttosto che Steno, piuttosto che Umberto Lenzi, che era molto vicino ad una tradizione tipica del nostro cinema, che è quella dello spaghetti western, quindi giocava molto sul grottesco, se vogliamo, mentre il cinema francese poliziesco è sempre stato un pochettino sotto le righe rispetto alla nostra tradizione. C'è da dire che però anche il cinema francese negli anni 70, in particolare con un regista come Jacques Deret, si è in qualche volta a volte fatto contaminare dal poliziesco francese, quando ci sono i film con Belmondo, Delon, molto d'azione, ci sono delle vicinanze, insomma, a volte anche nella scelta della musica, per esempio, Ennio Morricone. Non dobbiamo dimenticarci una cosa, che noi parliamo per facilità di cinema poliziesco francese, perché gli attori, i registi, gli scrittori sono francesi, ma quasi tutti i film francesi dell'epoca sono coproduzioni italiane. Stesso discorso per la commedia all'italiana. Perché c'è Jean-Louis Trintignant nel Sorpasso? Perché era una coproduzione francese. Quindi in realtà c'è stato un gioco di sponda eccezionale e importantissimo tra Italia e Francia nella produzione del cinema popolare. Dal punto di vista della buccia, cioè del contenitore, del contesto estetico, effettivamente Asfalto che scotta è un polar puro, nel senso che rispetta i codici del genere conosciuti fino a quel momento. Quindi c'è il vecchio gangster particolarmente violento, che è in fuga, che viene tradito dagli amici, torna il tema della mitologia del fallimento, perché c'è una sorta di mistica in questa deriva non soltanto esistenziale ma anche fisica, geografica del personaggio interpretato da Lino Ventura all'interno del film. Bisogna considerare che questo è il primo film di Claude Sauté come regista. Claude Sauté fino al 1960 era considerato da tutti soprattutto un abile uomo di mestiere, era stato l'aiuto regista di Édouard Molinaro, che già allora era considerato uno degli autori del cinema popolare più importanti in Francia, magari più versatile nella commedia, ma comunque senz'altro un personaggio importante. Si trova quasi casualmente nelle mani questo copione, è soprattutto Giovanni, cioè lo scrittore del libro, che insiste perché sia Sauté a girarlo. Per un semplice motivo: Giovanni, che già si considera un pochettino un autore di per sé, pensa che avere un regista giovane, inesperto, alla sua prima regia sia un pochettino più manipolabile, ecco. E invece si renderà conto che non è così, perché Sauté in realtà gli chiede di variare notevolmente la sceneggiatura, per esempio rendendo più definito il personaggio di Eric, interpretato da Jean-Paul Belmondo, che nel romanzo è più marginale. E tra l'altro gli affianca uno sceneggiatore che diventerà uno dei nomi di punta del polar dal punto di vista della sceneggiatura, cioè Pascal Jardin. Quindi in realtà è già abbastanza autonomo e consapevole delle cose che vuole fare. Dal punto di vista estetico è un unicum, come si diceva nella produzione di Sauté, perché effettivamente poi si occuperà di altro. Si avvicina al poliziesco con il commissario Pellissier. Anche se è un poliziesco d'autore, insomma, non può essere naturalmente circoscritto all'interno dei codici del genere. Io credo che sia molto invece affine alla sua poetica il personaggio del protagonista, cioè il personaggio di Lino Ventura. In fondo, se vediamo il suo percorso, muore la moglie quasi all'inizio del film, viene tradito dagli amici, che peraltro lui ha contribuito in qualche modo alla loro ricchezza, e loro questo non lo riconoscono. I figli si allontanano, gioco forza, perché lui è sempre più braccato dalla polizia. Quindi stiamo parlando di una deriva che parte soprattutto dal punto di vista affettivo e sentimentale, e che Sauté ci ha insegnato fino agli ultimi episodi più famosi, c'è cioè Un cuore in inverno e Nellie e Monsieur Arnault, che è soprattutto l'uomo solo che gli interessa, cioè soprattutto la solitudine. E questa è la forte novità del film.
Perché di solito nel polar e anche nel noir americano i personaggi sono solitari ma non soli. Invece per la prima volta con Asfalto che scotta c'è un personaggio che soffre di solitudine, nel senso che alla fine questo personaggio si allontana sapendo che ormai è condannato, perché morirà. Tra l'altro voglio ricordare che in Francia c'era ancora la pena di morte, quindi lui va già incontro alla ghigliottina, anche materialmente se vogliamo, e quello che interessa a Soté è appunto sottolineare la solitudine di questo personaggio. Il tema del tradimento è un classico, diciamo, del poliziesco, non soltanto francese. Però è vero che nel cinema francese viene declinato in maniera molto forte, molto robusta. A volte è il vero e proprio motore della storia, insomma. Quindi in questo caso forse è un pochettino più sfumato, nel caso di Asfalto che scotta, è un pochettino più sfumato il tradimento perché i suoi amici o ex amici. È come se in qualche modo sentissero il senso di colpa per il fatto che pian piano, ma inesorabilmente, lo stanno abbandonando, perché si rendono conto in qualche modo che devono a lui la loro ricchezza e la loro nuova posizione. Soprattutto Riton e Fargé, che sono i due che appunto, l'altro complice è in libertà vigilata, quindi ha una storia personale diversa. Ma Riton e Fargé sono due personaggi che ormai appartengono alla cosiddetta società civile, quindi si sono totalmente inseriti. Se noi pensiamo però, come dicevamo prima, a un film totalmente ambientato nel cosiddetto milieu, quindi nel mondo chiuso dei gangster, dei truand, come Grisby. La storia di Grisby nasce da un tradimento, il tradimento della parte giovane della banda, capeggiata da Lino Ventura al suo primo film, Angelo, che rapisce uno invece dei vecchi per farsi dare il cosiddetto Grisby, proprio il malloppo. Quindi anche in quel caso è il tradimento che entra in gioco. Io credo che però Soté abbia superato la connotazione di genere di questo tema per renderlo appunto esistenziale, come dicevamo prima. Cioè, il tradimento potrebbe essere anche il tradimento di una donna, non cambia nulla nella poetica dell'autore, cioè nel percorso che l'autore sta facendo, perché vuole arrivare alla solitudine totale dell'uomo. E allora in questo caso è il tradimento degli ex complici, ma poteva benissimo essere il tradimento di una donna. Ragionando in termini del tutto generali, nel cinema americano classico, soprattutto nel noir, le donne sono sempre state appunto o dark lady oppure la cosiddetta donna redentrice, che di solito è anche una poco seducente o per nulla seducente, che non invita a scegliere il bene, insomma. Quindi c'è uno schematismo di fondo che raggiunge delle vette altissime, pensiamo, non so, a Fiamme del peccato di Billy Wilder, tanto per citare un classico a gangster con Ava Gardner di Robert Siodmak, un altro classico, però rimane abbastanza congelato in una sorta di schematismo. Il polar è apparentemente ancora più virile del noir americano. Come centralità dei personaggi maschili. Se uno pensa all'universo di Melville, a parte l'Armée des Ombres che ha Simon Signoret in una parte strepitosa, fatica a trovare, parlo dei polar naturalmente, dei noir, fatica a trovare dei personaggi femminili importanti. Però ci sono effettivamente de delle sfumature, delle presenze che ribaltano lo schematismo di base. E Asfalto che scotta lo dimostra. In realtà c'è una terza figura femminile oltre alla moglie di Lino Ventura e alla donna interpretata da Sandra Milo che si innamora appunto di Jean-Paul Belmondo e che è un'attrice, è importante perché naturalmente lei aiuta la fuga recitando la parte dell'infermiera sull'ambulanza. E questa donna è la moglie di Fargé che cerca in tutti i modi di imporre subito al marito di rimanere lontano da Lino Ventura, cioè dal gangster che sta tornando a Parigi. Ed è anche quello un ruolo chiave, insomma, un personaggio assolutamente chiave. Quindi possiamo dire che l'universo femminile è rappresentato in tutta la sua complessità. È vero, in questo film manca la donna fatale, se vogliamo, anche se il personaggio di Sandra Milo effettivamente potrebbe far pensare ad un futuro simile. Cioè, se il destino della coppia di amanti fosse stato diverso, forse lei sarebbe diventata un'eccezionale donna della mala, ma questo naturalmente non lo sapremo mai. 1960 è l'anno di uscita di Asfalto che scotta. I film che vanno meglio al botteghino quell'anno sono A bout de souffle, cioè Fino all'ultimo respiro, Plein Soleil, cioè Delitto in pieno sole di René Clément con Alain Delon, praticamente il suo primo ruolo importante, tratto da Patricia Highsmith, quindi ancora un polar, e appunto Asfalto che scotta.
Lo so che è una forzatura definire il film di Godard un noir, ma certamente racconta una storia criminale, nel senso che c'è un delitto e c'è, diciamo, una costruzione intorno che gioca molto con i codici del noir. Quindi mi piace pensare a una sorta di, come dire, influenza reciproca e una sorta di suggestione che lega questi tre film, non fosse altro che appunto. I tre protagonisti sono, i due protagonisti, cioè Belmondo e Delon, sono poi destinati a diventare i principali divi della nuova generazione del cinema francese. Ma c'è un dato di fatto, Belmondo viene scelto espressamente perché è stato Michel in Abu de Souffle, perché il film, contrariamente a quanto si può pensare, si possa pensare conoscendo il personaggio, era piaciuto molto a Giovanni, che è strana questa cosa, era ovviamente piaciuto immensamente a Sauté. E il personaggio di Eric, così come lo voleva Sauté, quindi abbiamo già detto diverso dal romanzo, è stato disegnato, costruito pensando al personaggio di Abu de Souffle. E in qualche modo un pochettino lo ricorda, insomma, una certa sfrontatezza, una certa anarchia così portata alle estreme conseguenze. Naturalmente parliamo, come abbiamo detto finora, di un film più codificato e quindi non ci si può permettere la surrealtà a volte del personaggio inventato da Godard, ma certamente il legame è innegabile. Ma in realtà ce n'è un quarto che non ha avuto lo stesso successo di pubblico, ma che certamente è stato importante, che è Non sparate sul pianista, quindi il secondo film di François Truffaut. E Truffaut lì fa un'operazione importante all'interno del Polar, perché lui, che ormai considera il Polar classico, compreso Asfalto che scotta, di una banalità sconcertante e anche politicamente, come dire, criticabile, perché lui definisce questi truand come dei piccolo borghesi che in qualche modo aspirano alla pensione. Lì pensava soprattutto a Grisby, a quel tipo di cinema, quando scrisse queste cose. Guarda caso, in Non tirate sul pianista, i gangster sono personaggi ridicoli, che non hanno nessun tipo di aura tragica, sono veramente dei personaggi svuotati di qualunque spessore, ma spessore tragico intendo, e l'avevo fatto apposta, proprio per deridere una certa tendenza del cinema francese, che era quella appunto del romanticismo noir, ecco, intendiamoci. Naturalmente io sono molto amo molto Asfalto che scotta per ovvi motivi, però è vero che Il commissario Pellissier forse è il film più compiuto di Sauté, tra l'altro era quello che lui amava di più tra i suoi. Però è difficile riuscire a definirlo un polar se non per la figura del protagonista. Il protagonista, come dice il titolo italiano, è appunto, si chiama Max Pellissier, è appunto un commissario di polizia. È un film dalla sapientissima sceneggiatura, perché praticamente questo poliziotto si rende conto che se non prende i criminali sul luogo del delitto vengono rilasciati, e allora si inventa tutta una storia per poter convincere una sua conoscenza del mondo della malavita a organizzare un colpo in modo lui da potersi trovare poi sul luogo della rapina e arrestarli tutti. E si finge direttore di una banca, direttore di una banca che a sua volta avrebbe come amante questa prostituta interpretata da Romy Schneider, che poi dovrebbe fare la soffiata di una disponibilità di soldi particolare all'interno della banca e del modo per poterla violare. Però in realtà qui a un certo punto Sauté, che il film è del 1971, quindi parliamo già di un Sauté maturo anche dal punto di vista sia cinematografico che autoriale, non è più il giovane esordiente di Clastourisque e di Asfalto che scotta, e a Sauté interessa soprattutto il personaggio che si trasforma in umile, in quasi grigio funzionario di banca, non è tanto il poliziotto così come figura tragica che lo affascina. Quindi inizia come un vero e proprio poliziesco, e però poi sbanda e va a finire da un'altra parte. Con Asfalto che scotta questo non aveva potuto farlo, naturalmente, perché questo è un film che nasce con delle esigenze commerciali precise, e abbiamo già detto però che abbiamo già visto come lui era riuscito a personalizzarlo molto giocando sul sottolineare la solitudine del personaggio interpretato da Lino Ventura. C'è una cosa però di Asfalto che scotta che resta molto interessante anche dal punto di vista del poliziesco, che, e qui bisogna dire grazie soprattutto a Giovanni, cioè all'autore della storia, che sono molto
credibili queste figure di Truman. Mentre un film come Il commissario Pelissier comunque è un film d'autore, quindi in qualche modo i personaggi arrivano anche a dei livelli astratti, molto simbolici. Il personaggio della prostituta, per esempio, pur nella sua straordinaria compiutezza grazie alla prova di Romy Schneider, è un personaggio molto simbolico. Asfalto che scotta no, cioè ti accorgi che i personaggi sono veri, a volte sono veri perché lo sono. Il personaggio di Raymond, che è il primo complice che vediamo di Lino Ventura, quello con cui fa la rapina alla stazione centrale ai due portavalori, è un attore che si chiama Stan Kroll, che è un attore polacco, ma era stato compagno di cella di Giovanni, quando anche Giovanni ha avuto i suoi trascorsi, e 11 anni di galera si è fatto, quindi non uno scherzo, e quindi era un criminale vero. Era un criminale vero poi chiamato a interpretare. Lino Ventura, naturalmente lo sappiamo, ha il physique du rôle, e quindi c'è questa adesione degli attori ai personaggi che è davvero straordinaria. Ma devo dire, è una caratteristica proprio del poliziesco, cioè il poliziesco francese. Si impossessa dei personaggi e li trasforma in qualcos'altro. Non è stato un regista, non è tuttora un regista molto amato, Giovanni, perché, ma era un regista che dal punto di vista cinematografico non aveva una grande inventiva. Lui ha fatto un grande film che è Ultimo domicilio conosciuto, che è un ottimo film, ancora con Ventura, tra l'altro, è un ottimo film anche per l'argomento che tratta e per come lo tratta, c'è una figura è femminile importante, tra l'altro l'attrice è Marie Joubert, che è la mamma di Eva Green, tanto per intenderci, ed è un poliziesco importante perché è in un momento storico particolare, insomma il ritorno del gollismo, cioè anche dal punto di vista politico-sociale ha avuto un forte radicamento nell'immaginario cinematografico francese. Si sta entrando in un momento, quello degli anni, soprattutto degli anni 70, in cui il polar ha, come dire, una specie di spaccatura. Da una parte c'è il filone più commerciale, quello di De Re, tanto per intenderci, quindi film di grande successo commerciale, come Borsalino o Freak Story, che tra l'altro è uno dei più riusciti, secondo me, con Delon e Trintignant, e dall'altra il cosiddetto polar d'autore, che tra l'altro recupera anche personaggi mitici della Nouvelle Vague, insomma, pensiamo a Chabrol. Chabrol, anche se autore a tutti gli effetti, ha dato una definizione, secondo me, strepitosa, no? Che è l'utilizzo del polar come mezzo di trasporto. Cioè, io voglio dire altro, però uso il giallo, il genere giallo, per poi parlare della psicologia delle persone, delle comunità e tutto quello che si vuole. De Re è stato un bravo artigiano, in questo molto vicino ai registi italiani degli anni 70. È stato un bravo artigiano con delle ambizioni, perché non dimentichiamoci che ha fatto La piscina con Alain Delon, Maurice Ronet, Romy Schneider, che era certamente un film d'autore, però era soprattutto un buon artigiano che aveva una grande capacità invidiabile, era bravissimo con gli attori, è stata l'unica persona che è riuscita a far recitare insieme Delon e Belmondo senza che si uccidessero dopo 2 secondi, e questo gli è riconosciuto da tutti, è proprio un merito che a De Re viene riconosciuto da tutti gli attori con cui ha lavorato, e sono tanti. Però se poi invece vogliamo guardare ad un'altra generazione, allora entriamo nel gioco dei rimandi a Jacques Becker, a Clouseau, e naturalmente al regista più importante del cinema poliziesco francese, che è Jean-Pierre Melville, che però rappresenta, diciamo, un discorso a parte rispetto a tutto. Melville non è né polar francese né noir americano, Melville è Melville, e sono gli altri che melvillizzano, direbbe lui.